Amici sportivi, buongiorno e buona domenica a tutti da Mimmo Siena, ben ritrovati per questa edizione di Radio Sport, la domenica il TG del mattino di Speciale News, calcio, Formula 1 e basket nel corso di questa edizione del nostro giornale. Partiamo dal calcio, sono cominciati ieri con i due anticipi, la settima giornata del girone di andata del campionato di Serie A, con i riflettori puntati sulla sfida e sulla lotta, scudetto, che vede protagonista la Roma. Gli uomini di Rudiger hanno espugnato ieri sera il campo di San Siro battendo l'Inter per 3-0 con una doppietta di Totti, di cui un rigore inventato dall'arbitro, perché l'azione prospiciente, l'azione da rigore che ha originato poi la trasformazione di Totti è avvenuta fuori dall'area. Poi il secondo gol del capitano giallorosso ed il tris da parte di Gervinho. Nella lotta salvezza invece prezioso successo esterno dell'Atalanta a Verona contro il Chievo per 1-0 grazie alla di Morales. Adesso si attende la risposta delle altre squadre impegnate nella lotta a scudetto, in particolare il Napoli che nel pomeriggio ospita il San Paolo il Livorno ed in serata la Juventus che nel suo stadio ospiterà il Milan. Tra le altre gare importanti ci sono Lazio e Fiorentina, con le due squadre che vengono da momenti particolari in Europa League. La Lazio sorprendente 3-3 contro il Trabzonspor, mentre la Fiorentina aveva vinto sul campo degli ucraini del Dnipro. Tra le altre gare di giornata, da segnalare Parma-Sassuolo, Bologna-Verona, Catania-Genoa, Sampdoria-Torino ed Udinese-Cagliari. Adesso la Formula 1, mentre andiamo in onda e in svolgimento il Gran Premio di Corea sul circuito di Yongam. La situazione al 16° giro vede Vettel in vantaggio, secondo posto per Grosjean, terzo posto per Hamilton, quarto per Ricciardo, quinto per Rosberg, invece le Ferrari. Alonso al momento è settimo, mentre Massa, che era partito in settima posizione, ha avuto un testacoda e ora si trova nelle retrovie intorno alla 15ª posizione. Naturalmente nel corso della giornata vi daremo il risultato finale di questa gara. In chiusura il basket Serie C regionale maschile Puglia nella seconda giornata cominciata ieri. Successo per la formazione di Cerignola della Olimpica Basket che ha battuto il Neobasket Lecce con il punteggio di 102 a 45. Gara largamente dominata dai padroni di casa con Dellicarri, Laguzzi e Bacchini che insieme a tutto il resto della squadra hanno dato vita ad un interessante incontro. Disdegnando tra l'altro la giovane formazione salentina che comunque ha cercato di dare quelle che poteva. Nelle altre sfide della giornata odierna, la trasferta del Diamond Foggia a Santeramo, mentre lo Stuni ospita in casa il Valentino Castellaneta. Per ciò che riguarda l'altra formazione di Cerignola, ossia la Castellana Uras, sarà impegnata alle 18 contro l'Alius San Severo. Bene amici ed amiche, è tutto per quanto concerne questa edizione di Radio Sport della domenica, il TG del mattino di Speciale News. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, come sempre, domani pomeriggio alle 18. Grazie per l'ascolto e a tutti da Mimmo Siena l'augurio di una buona domenica.